Ma ciao a tutti! Nella storia di oggi capiremo un po' di cose su quanto l'età a volte non conti niente, e non parleremo di amore tranquilli, o almeno non di quello umano. Vedremo poi che la generosità non arriva soltanto da persone adulte e mature, ma anche dai più piccoli. Tanti dicono che i bambini di oggi stiano crescendo male, ma ehi, non vale per tutti. I bambini crescono in base a come sono educati. E questo è un dato di fatto in ogni epoca. Non importa se siamo nel 300 o nel 3000, i genitori devono insegnare ai figli come crescere e insegnare loro la differenza che può fare una piccola buona azione. Siete curiosi di sapere di cosa parlo, vero? Beh, prima ricordatevi di visitare la mia pagina Telegram ufficiale di sconti, dove al contrario di altri canali non pubblicherò offerte strane e a volte non vere, ma solo i prezzi più bassi del web per risparmiare tantissimo ogni mese. Se siete seduti, sdraiati o seduraiati e avete già chiamato la famiglia per ascoltare un'altra incredibile storia che vi scalderà il cuore, partiamo. Gli animali sono tanti nel mondo, specialmente gatti e cani. Questi ultimi sono tanto amati quanto odiati. Odiati perché molti sono i cani abbandonati e che vivono per strada ogni giorno. Molti sono quelli che potrebbero dare felicità a qualcuno, eppure le persone non vogliono aiutare. A loro non interessa che fine fanno, alcuni addirittura abbandonano i cani per strada come fossero oggetti da niente. Però un bambino di soli 8 anni è stato più maturo di tanti altri esseri umani di età superiore sul pianeta. Ken Amante è di origine filippina e adora andare a scuola e imparare cose nuove ogni giorno, e i suoi genitori gli hanno insegnato i valori della vita. Oltre alle solite cose, però, gli hanno messo in testa anche l'amore per gli animali, ed è una bellissima cosa. Hanno un cane in famiglia che ogni sera esce a fare un giro con Ken nelle vicinanze. Un giorno però, tornato a casa, Ken era molto strano. Da allora infatti ogni volta dopo scuola usciva con il cane, a volte quasi senza dire niente ai genitori e anche quando non serviva che il cane uscisse. Il padre non aveva voglia di invadere la sua privacy, così lo ha seguito. La camminata è durata una decina di minuti finché il bambino non si è fermato in una macelleria a comprare della carne. Penso quindi che andasse solo a divertirsi con gli amici al parco facendosi qualche panino, ma non era così. Dopo un'altra decina di minuti vide una cosa davvero bellissima e che lo lasciò senza parole. Ken era sempre stato un bambino generoso, ma non pensava fino a questo punto. Era con altri 3 cani a cui stava dando da mangiare e coccolando. Non era dagli amici a pensare alle cose a cui pensano tutti i bambini. Era in un parco a sfamare cani randagi che avevano bisogno. Randagi che in tanti evitavano, ma lui no. Ovviamente all'inizio il padre era preoccupato perché potevano avere delle malattie. Decise così di parlare prima con lui, chiedendogli come mai e per quanto tempo andasse avanti. Lo faceva da settimane. Ogni giorno dopo scuola comprava il cibo e dava loro da mangiare, e per farlo utilizzava la sua paghetta o i soldi per mangiare a scuola. Riusciva a tenere sempre qualche spicciolo da parte per sfamare Blackie, Brownie e Whitey, questi i nomi che gli aveva dato. Dopo aver fatto controllare i cani hanno capito che era a posto. Non c'erano problemi gravi, Ken poté continuare a occuparsi di loro. Il padre scattò anche delle foto per dimostrare quanto fosse fiero di suo figlio. Queste foto fecero il giro del mondo, ora tutti sapevano del bambino amante dei cani. E qualcuno cominciò a fare donazioni per sostenerlo. Vide così l'opportunità giusta per realizzare il sogno di Ken. Voleva aprire un rifugio per animali che potesse tenere anche i gatti randagi, ma non di quelli con le gabbie. No, un rifugio libero dove ospitarli e dove si sentissero a casa. Raggiunto l'obiettivo delle donazioni, finalmente nel 2017 riuscì a farlo. Era tutto pronto. Un incredibile santuario rifornito con del cibo per tutti. Si chiama Happy Animals Club. Ora è un teenager il ragazzo e dopo scuola porta anche i suoi amici a vedere tutti gli animali che ha salvato. È fiero di se stesso e i genitori lo sostengono a pieno. Ogni giorno sia cani che gatti vengono abbandonati, diventano randagi, anche se non sono pronti visto che dalla nascita hanno vissuto in una casa umana. E ogni giorno in tantissimi si allontanano per paura di chissà cosa. In pochi però utilizzano i rifugi per animali. Non gliene importa niente di abbandonarli per strada, dove spesso fanno una brutta fine. Il gesto di questo bambino sarà sicuramente d'esempio per tanti e spero verrà ricordato in futuro. Noi per oggi concludiamo, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.